La prossima mostra ce l'avrò a Barcellona sul paesaggio, perché è un rapporto molto intenso tra vita e posto. Sono spostato tante volte, no? Ho vissuto a Parigi, a New York, ovviamente a Barcellona, adesso in Italia. Poi c'era un altro posto che ancora non so quale. Ho cercato sempre il contrasto, ho cercato sempre la curiosità antropologica. Sono legame del Cristo della Pietà dei Mendicanti di Guido Reni. Quindi sto prendendo un'immagine sacra, un'immagine sacra dal punto di vista narrativo, ma anche dal punto di vista artistico, perché il capolavoro di Guido Reni, cioè la quintessenza della pittura emiliana. Prendo soltanto un pezzo di quello, un pezzo che non ha nessun contenuto narrativo. Non sai se questo è un Cristo, non c'è modo di capirlo. E proporlo in tre modi diversi: uno ricopiato e sfumato, cioè liberato, un altro ricopiato e basta, perché quello non sono le gambe. Per me quello di destra è l'immagine di un'immagine, sto rubando un'immagine. E post no bills sarebbe divieto di affissione, un segno che trovi a New York, l'ho cominciato a fare nel mio periodo in America, sarebbe come violentare un'immagine, come un'immagine che è sacra, come farla diventare una superficie neutra, come un muro qualsiasi. È anche un gesto pittorico, perché post no bills è come la stessa idea del rullo. Post no bills è qualcosa che lo fa qualcuno dipingendo, ma che non pensa di essere un artista, sta soltanto lasciando un segno di vernice bianca su una superficie neutra. Sarebbe quella lotta di opposti tra quello della non idea, della non intellettualità, contro la quintessenza della cultura. Guido Reni. Negli ultimi progetti ci ho lavorato con la pittura antica, ma non soltanto. Queste sono delle mappe. Per me le mappe sono collegate all'internet, sono collegate a immagini satellitali, che sarebbe come un ritratto di una città, no? Con questa una città puoi ricopiarla in un modo vedutista, nel senso di farla con il suo skyline così, o puoi proporla dal cielo, che diventa in realtà una trama, diventa in realtà una forma di disposizione geometrica, di righe, di ombre e luci, così, che per me sarebbe come una metafora della disumanizzazione, della città non umana, della città modulare. La serie delle mappe sono prese da Google Earth. Questa riappropriazione in ogni caso viene proposta diversamente. In questo caso l'ho proposta insieme alla Trevaletto, ai danzatori, soprattutto in questo quadro Daniele Ardillo, coreografo e danzatore di Trevaletto, che ha danzato sopra la tela. Ho ricopiato la mappa di Reggio Emilia, carboncino su tela, l'ho lasciato sul pavimento e lui ha danzato sopra e, diciamo, a capriccio, incidentalmente, ha sfumato tutto il disegno in un modo non controllato per me. A me interessano molto un esercizio di proporre qualcosa che non ho deciso io, nel senso che io prendo un'immagine e faccio un'intervenzione sopra con lo scopo di non controllare il processo, cioè che il processo venga a calpeggiare un po' l'idea intellettuale. Io non faccio l'artista, diciamo il pittore romantico che ha uno stile, che decide, che ha un gesto particolare, ma propongo una sfumatura di un'immagine per liberarla, per farla diventare meno oggettiva e farla diventare più gestuale. Gestuale nel senso, direi, più americano della parola, nel senso di svuotare un'immagine, nel senso di farle diventare macchie, gesto, energia e basta. Quello ad esempio sono le lettere che quando tu cerchi su Google Earth New York ti viene quello, cioè la città, virgola, lo stato. Allora, quando sfumo un'immagine, qua c'è l'immagine di Manhattan, anche Brooklyn, sfumata, cioè ricopiata e poi sfumata. Per me ogni mappa è un ritratto di una città, la lettera si cancella. Quella cancellatura per me non è tanto un negare, ma è come affermare un'energia tensa, un'energia elettrica, che è quella che c'è a New York, un'energia scomoda per un essere umano.
Quando prendo un quadro antico, ad esempio uno del Cinquecento, un Tintoretto per esempio, quello che mi interessa di più è il gesto di svuotare la pittura. Cioè, quando uno guarda un Tintoretto, un Velázquez, un Guido Reni, pensa a quello che sta spiegando, alla dimensione narrativa del quadro. Invece a me interessa ricopiarlo, cioè rubarlo, e lo aggiorno sfumandolo. E lo sfumo in un modo libero, non in un modo con uno scopo narrativo, con uno scopo di spiegare qualcosa, ma soltanto di farlo diventare macchia, farlo diventare un fluido, farlo diventare un liquido in movimento. È quel punto in cui io mi specchio, diciamo, con l'arte dell'espressionismo astratto newyorkese degli anni 50. Penso a Pollock, penso a Werner Neumann, anche a Agnes Martin, artisti che io non assomiglio per niente, ma che mi interessano tantissimo, perché mettono molto il focus sulla dimensione pittorica e basta, sulle due dimensioni del quadro e basta, senza usare l'immagine come una finestra della realtà umana, è soltanto una dimensione in se stessa. La dimensione pittorica è anche capace di creare una dimensione emotiva. L'uso, ad esempio, del rullo per me è come un strumento di un pittore che non è concettuale, cioè un pittore, un imbianchino. Qualcuno che dipinge, c'è una superficie neutra, c'è un colore, c'è una vernice, un gesto anche fisicamente pittorico, ma è tutto l'opposto della pittura intellettuale. Perché in realtà il punto più importante del mio lavoro sarebbe la lotta di opposti. Gli opposti tra parte figurativa, parte narrativa e parte astratta. Quindi negare l'intellettualità nella pittura. È anche un gesto intellettuale forse, ma in realtà è l'idea di fuggire della parola. La pittura è una dimensione in se stessa, non ha bisogno di quel cuscino della parola, delle idee intellettuali che molto dei nostri tempi, no? Soprattutto negli ultimi 50-60 anni del postmodernismo, c'è sempre il bisogno di accompagnare la pittura con qualche spiegazione. Invece per me la sfida è tutto l'opposto, la sfida è che il dipinto parli da solo. C'è anche dietro una riflessione, ma non può essere che la riflessione sia il tutto nell'opera. Questa immagine appartiene anche alla strage di innocenti del Tintoretto, che ho ricopiata e poi l'ho coperta in bianco. Sarebbe come negare l'immagine per affermarla. Questa immagine ha un interesse non perché sta raccontando la strage di innocenti, ma ha interesse perché è una ordinazione di macchie, come la proposta del Tintoretto. 1580 più o meno, quando l'ha fatta. Quindi io la ricopio e poi la copro in bianco per dire che questo è anche un dipinto interessante. In arte il tempo non esiste, secondo me è ciclico, non è accumulativo, nel senso non è un'arte che ne sai di più di ieri e ieri ne sapevi di più di 3 giorni fa. È soltanto un discorso di essere vivo, no? Di essere utile o no. Quindi per me è molto utile ormai un Caravaggio, è più utile di una roba fatta mezz'ora fa, perché ha un spessore, perché ha o qualcosa che trascende il suo tempo. Cioè, io non mi avvicino mai a un Caravaggio, un Tintoretto, pensando al discorso narrativo, quindi sta spiegando, quello va benissimo, interessante anche, ma come pittore quello che mi interessa sono le macchie, quindi la codificazione delle macchie che poi diventano utili per me per rubarle e farle mie. Non c'è nessun artista che ce la fa da solo, tutti abbiamo un padre, una madre, un nonno, una nonna come artisti, quindi uno non farebbe mai quello che fa senza un altro che ha fatto quell'altra roba diversa prima. Tu sei frutto del tuo tempo, tu devi ringraziare quello che hanno fatto prima di te, perché tu ovviamente tu puoi utilizzare la lingua italiana, la spagnola, quella mia, al tuo modo, ma la lingua la devi imparare prima, quindi, e quello non appartiene a te. Tu hai ereditato quel savoir-faire e con quello cerchi di fare qualcosa più personale, più tua. Tu non sei nessuno senza gli altri. E io non sono nessuno senza i clienti che acquistano, sai? Senza un cliente che arriva e ti dice: guarda, io ti do la mia fiducia perché ti do i miei soldi e prendo un'opera tua. Io prendo quei soldi e acquisto tempo. Per me i soldi sono soltanto energia per continuare a fare quello che sto facendo con la mia vita. Senza di che io non farei il prossimo quadro. Quindi anche i collezionisti assolutamente sono imprescindibili.
e devi ringraziare sempre. Io non mi sento tanto concettuale perché è vero che c'è un'idea dietro, ma non il tutto. Per me, quando io penso arte concettuale, penso un'arte che uno lo guarda, non capisce e dopo con il concetto ti dà la chiave per interpretarlo. Io non mi sento così, io faccio un dipinto che uno può giudicare senza background, senza zaino di parole. Che poi ci sono delle parole, si può arricchire, va benissimo, ma a me piacerebbe che il mio lavoro parlasse da solo. E poi va benissimo, se tu pensi che non ha nessun interesse, nessun senso, va benissimo, il mondo appartiene a tutti. Quello che prendo io dagli americani, che ho apprezzato di più, è il suo rispetto per l'autonomia dell'arte in se stesso, della pittura in se stessa. Cioè, non usare la tela come una finestra per spiegare, per tradurre le emozioni umane in un modo neanche figurativo, neanche astratto, ma quello stacco, diciamo, della parola. Gli americani che interessano a me, sto pensando a Agnes Martin, sto pensando a Barney Newman, Pollock, tutti quanti, sono quelli che propongono che la superficie della tela è in sé un mondo, che inizia e finisce in sé stesso, che non ha bisogno di spiegare un'inquietudine umana, ma è che è capace di creare inquietudine. No, i tedeschi sono molto completi, hanno avuto sempre un rapporto con la storia più universale di noi, no? Penso agli spagnoli, anche agli italiani, siamo troppo in dialogo sempre con quello che è successo nella nostra terra prima, no? 100 anni fa, ma quel dialogo è un po' schiavo di quello che dovrebbe essere. Invece i tedeschi hanno sempre, penso a Kiefer, figurati, Kiefer ha un dialogo con la sua storia enorme, ma lo fa in un modo più universale. Il cibo che a me serve per dopo andare nello studio a lavorare è più un'esperienza vitale, cioè cerco di mettermi in contesti in cui succedano delle cose, cerco che nella mia vita succedano delle cose che poi si filtrano in un modo quasi inconsciente e poi vengono fuori.